Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù passò un giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò i farisei gli dissero: ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato. Ma egli rispose loro: non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta, che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma solo ai sacerdoti? O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia, io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato. Parola del Signore. Ecco, questo Vangelo ci aiuta a entrare in una comprensione più profonda del mistero di Gesù e della sua liberazione, la liberazione che egli ci porta. E partiamo in questa breve riflessione innanzitutto da quello che abbiamo ascoltato nella prima lettura, questo racconto potente, molto dettagliato, della notte di liberazione dall'Egitto, in cui si comanda un rito particolare, antichissimo, che è quello che poi si è fatto durante la Pasqua per tanti secoli, il rito della uccisione dell'agnello e dello spargere del sangue dell'agnello sugli stipiti delle porte. Questo costituì una grande protezione per tutti quelli che erano in quella casa. E l'opera misteriosa di sterminio di Dio da parte dei primogeniti di Egitto risparmia i figli di Israele e rende loro possibile di fuggire, di uscire dall'Egitto. Nella tradizione cristiana questo è visto non solo come una figura dell'Eucaristia, ma anche come un segno di Gesù. Che il vero agnello pasquale, quello definitivo, e il cui sangue ci libera dalla condanna per i nostri peccati, per il male del mondo che ci circonda. Ecco, quindi è una fonte di liberazione per noi dal giudizio di Dio. Ecco perché la fede in Gesù è più specialmente nell'Eucaristia ci porta veramente una grande protezione dal male e una forza di liberazione. Il Vangelo ci mostra un ambito particolare di questa liberazione, che è la dipendenza sbagliata da alcune norme che noi viviamo nella vita. A volte ci vengono dall'educazione e dalla cultura, altre volte ci possono venire dalla Chiesa stessa e dal Vangelo, a volte spesso ci vengono dallo Stato. Noi siamo circondati da una serie di norme, oggi sono particolarmente indebolite la maggior parte perché siamo in una cultura relativista dove manca un po' la forza, la disciplina di osservare le leggi, ma manca anche la mente per capire il giusto valore che hanno. Gesù si presenta a noi oggi come Signore del sabato, questo è un titolo molto speciale, e attraverso l'episodio dei discepoli che prendono le spighe di grano infrangendo una norma del tempo sul sabato,
Gesù ci rivela il senso profondo delle leggi e delle norme e lo fa presentandosi a noi come Signore, Signore della vita, Signore della storia. Noi cristiani abbiamo una luce speciale nel guidare la nostra vita, che è Gesù stesso, accogliere Gesù come Signore della nostra vita e con la presenza del suo Spirito nel nostro cuore interpretare tutte le norme. Tutte le norme, principalmente quelle del Vangelo, quelle della Chiesa, quelle dello Stato. In pratica cosa vuol dire? Vuol dire che noi passiamo da un livello giuridico delle regole a un livello di relazione con Dio, un livello proprio religioso. Per noi osservare le leggi, anche quelle per esempio del traffico, in senso profondo è un modo di vivere la relazione con Gesù, è un modo profondo, come per esempio quando io voglio bene una persona, io sono innamorato eccetera, non faccio solo le cose perché io sono un uomo di regola, di ordine, faccio le cose per piacere a quella persona e plasmo la mia obbedienza alle norme all'interno di questa relazione interpersonale, così le norme diventano veramente umane, se no possono scadere a diventare una specie di gabbia che blocca la libertà. Chiediamo a Gesù questa grazia, questa luce oggi, che è duplice: uno, di riceverlo di più nella nostra vita come Signore e prendere Lui come regola suprema. In pratica cosa vuol dire questo? Vuol dire quando devi fare una scelta o anche l'hai fatta per sapere se va bene per un cristiano, domanda a Gesù nel tuo cuore: sei contento di questo? Sei contento che io faccio questo? Sei contento che io abito quell'altro? Sottoporre a Gesù la tua vita e le scelte che fai. E Lui anche ti darà la luce per capire sempre meglio ciò che gli è gradito da ciò che non gli è gradito. Una delle grandi povertà della nostra cultura, soprattutto in Occidente, è che molte persone, anche i legislatori, i politici che fanno le leggi, spesso non hanno più il legame con Dio, l'unione personale con Dio, quindi loro diventano artefici da soli delle leggi. Ecco perché poi le leggi anche sono tanto cambianti, sono dovute molto alla legge della maggioranza democratica, prima si fa una cosa, dopo 10 anni si fa il contrario, eccetera, perché l'uomo da solo diventa regola suprema delle leggi. E questo è profondamente sbagliato, perché tratta la vita umana come se noi fossimo Dio, come se noi fossimo soli al mondo. Ecco, invece il fondamento profondo delle leggi è la relazione con Dio che ci ha dato la vita, ci ha dato l'intelligenza e la ragione e ci aiuta a capire ciò che è bene e ciò che è male ai suoi occhi. Ecco, chiediamo al Signore che ci aiuti, diciamo, a salire a questo livello, diciamo insieme questa bella breve preghiera. Signore Gesù, credo che Tu sei il Signore del sabato, la regola suprema della mia vita, la luce per interpretare ogni altra regola. Fa che sia così, ogni giorno di più, per me stesso, per quelli che amo e per l'intera società. Così sia.